istituire il senso unico in via donatori di sangue per evitare che due camion si incrocino e creino un tappo, con ripercussioni su tutta la viabilità della zona. La proposta, legata al prolungato stop dei mezzi pesanti sul viadotto dei lavatoi, è stata avanzata questa mattina durante un incontro tra le associazioni di categoria del territorio, in prima linea gli autotrasportatori, il sindaco Mario Landrescina e i tecnici comunali. È stato un incontro molto collaborativo e soprattutto concreto, ha detto Giorgio Colato, presidente della FAICONF Trasporto Interprovinciale Como-Lecco. La nostra idea è evitare che due mezzi pesanti si blocchino nella strettoia di via donatore di sangue. Per questo proponiamo di istituire il senso unico da una parte o dall'altra. Per esempio, aggiunge, chi arriva dall'Oltrecolle potrebbe svoltare verso via Muggiò e poi mettersi in canturina per raggiungere Camerlata. Si allunga il tragitto, è vero, ma sicuramente si rende più snello. L'importante, ribadisce Colato, è evitare il blocco che oggi si verifica costantemente al passaggio di due mezzi più grandi di un'autovettura. Proposta condivisa in modo unanime dalle altre associazioni di categoria. Il sindaco è stato capace di tenere legato il tavolo comprendendo le diverse esigenze, ha sottolineato Armando Minatta, di CNA Como. Non è escluso a breve un sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e autotrasportatori. Abbiamo ragionato insieme e condiviso una strategia, ha detto il sindaco Landrescina al termine dell'incontro. Cominceremo con l'osservazione del traffico in via donatore di sangue da parte della polizia locale per un periodo di 20 giorni, in modo da capire quanti passano e in quali orari in direzione Lecco e in direzione Varese. Il tavolo si aggiornerà nella prima metà di ottobre, ha concluso. Intanto oggi le auto sono tornate a viaggiare sul viadotto dei lavatoi a Como. Da questa mattina alle 6.30 è stato riaperto il ponte, riapertura che ha permesso di alleggerire il traffico sull'asse stesso via Turati, via donatori di sangue. Agli imbocchi del viadotto sono comunque presenti i New Jersey per impedire un eventuale ingresso di mezzi pesanti. Oggi non si sono comunque registrati particolari disagi.